E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, mi scuso di nuovo per la distanza, come è successo in uno scorso video, ma avevo assolutamente bisogno di un piano davanti a me e l'unico modo era fare davanti la scrivania. Ragazzi, oggi andremo a parlare di un drone, cosa che avevo guidato dei droni, quelli piccoli elicotterini, ma nulla di sostanzioso. Ho deciso di acquistare questo drone e portarvelo qui sul canale. Ho trovato un'offerta su Amazon che vi lascio il link qui sotto in descrizione. Quindi non perdiamo tempo e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ragazzi, direi di partire come sempre da quello che c'è all'interno della confezione. Confezione molto carina, un po' ingombrante devo dire, però davvero molto carina e fatta bene. Abbiamo dei pezzi di scotch qui di lato che io ho già tagliato, come potete vedere il drone già è fuori dalla scatola. All'interno della scatola, ragazzi, non credo che in questo video ci saranno clip particolari messe dopo perché vorrei fare qualcosa di più semplice. Come potete vedere però all'interno abbiamo una scatola di polistirolo, cosa davvero bruttissima, ma direi di passare con quello che c'è all'interno della scatola. In questo momento non ci troviamo il drone perché appunto l'ho cacciato fuori, l'ho già montato, ma principalmente viene consegnato senza queste alette paraeliche e poi è semplicissimo così, ma è molto molto semplice da montare. La batteria la troviamo in una bustina, inoltre abbiamo delle eliche di ricambio, dei manuali di istruzione dove ci vanno a spiegare tutti i tasti del radiocomando che dopo vi andrò a far vedere. E ragazzi, nient'altro, abbiamo la batteria, una singola. Ah, e soprattutto all'interno di questa busta che contiene i manuali di istruzione abbiamo praticamente un coupon per andare a prendere un'altra batteria gratuitamente, direttamente da Amazon, credo. No, dal loro sito, Dracon in questo caso. E ragazzi, questo drone devo dire che è davvero carino. Ho già fatto dei test, dopo andremo a provarlo insieme. E sono rimasto stupito da questo drone. Quindi ragazzi, direi di proseguire con la recensione. Mettiamo questo da parte, va? Ok ragazzi, come dicevo, direi di proseguire con la video recensione. Allora, partiamo dal radiocomando che arriva nello scatolo, sempre quello lì, con questo sganciato in due praticamente. Questo che cos'è? È un praticamente porta cellulare in modo da poter vedere quello che il drone vede, perché è dotato di videocamera, ma dopo lo andremo a vedere. Allora, il radiocomando. Abbiamo qui le due levette praticamente per andarlo a comandare, i tasti per aggiustare, in questo momento non ricordo come si chiamano, se non erro il trim, una cosa del genere. In pratica, se noi facciamo volare il drone vola storto, tramite questi tasti possiamo andare a regolare questi settaggi in modo da far decollare e atterrare il drone perfettamente allineato. Inoltre qui in alto abbiamo quattro tasti, di cui uno è assolutamente inutile. L'altro serve per catturare delle foto. Da quest'altro lato invece abbiamo il tasto per andare a spegnere le luci del drone. Inoltre, se teniamo schiacciato per 2 secondi, ascoltiamo un doppio beep, anche adesso ve lo faccio sentire, eccolo qui. Se premiamo due volte, se teniamo schiacciato per 1 secondo e mezzo su questo tasto, ecco, abbiamo due beep che stanno ad indicare che stiamo per entrare in modalità death mode, una cosa del genere, ma vi lascio una scritta qui sotto con la scritta precisa. In pratica, che cos'è? Una volta schiacciato questo tasto e sentito il beep, dobbiamo portare le due levette in basso a destra per far allineare il drone alla nostra praticamente posizione, in modo che se giriamo a destra, il drone va a destra, se giriamo a sinistra il drone va a sinistra, se andiamo dritto va dritto, se torniamo indietro va dietro. Quindi
possiamo andare a regolare, diciamo, a settare il drone nella nostra posizione, dato che questo precedentemente senza questa modalità non è possibile farlo. Ragazzi, questo drone è dotato di una caratteristica che praticamente serve per farlo tornare al punto di partenza dopo aver impostato questa depth mode, una cosa del genere, ma assolutamente non funziona. Ci ho provato più e più volte, ma come vi dicevo non funziona assolutamente. Mentre da quest'altro lato, oltre al tasto questo delle luci, che è lo stesso del depth mode, e se vogliamo uscire da questa modalità dobbiamo tenere schiacciato per altri 2 secondi per sentire 3 beep. Vediamo se lo sento. Eccolo qui, adesso lo spengo e lo metto da parte, che altrimenti comincio a giocare con un matto. Possiamo praticamente fare le capriole a questo fantastico drone. Dopo, in questo momento in carica, perché ho appena finito di registrare delle clip in esterna in modo da farvele vedere subito dopo o subito prima queste clip, e ragazzi, sono riuscito a fargli fare parecchie capriole, spero che dopo riuscirò a farvene fare una qui dentro. Dopo un paio di sessioni di utilizzo di questo drone riuscirete a pilotarlo tranquillamente, senza problemi, anche all'interno di un'abitazione sono riuscito. Vi raccomando, non fatelo perché è davvero pericoloso. Ho rischiato brutto tante volte, magari se riesco a trovare qualche clip, perché stavo registrando in quel caso in modo da assimilare tutti i momenti e portarveli in questo video. E ragazzi, è davvero pericolosissimo. Unica pecca di questo fantastico drone è la durata della batteria. Batteria che dura appena 15 minuti scarse se andiamo ad utilizzarlo col wifi, e ragazzi, è davvero una pecca grandissima, perché io vorrei utilizzare questo drone per 25-30 minuti, ma cosa che riesce ad arrivare solo in Maui, il Mavic, che però costa 18 volte questo piccolo drone. Ragazzi, questo drone è davvero economico e direi di passare alle riprese in esterna, perché l'unico modo per farvi capire come funziona questo drone è farvelo vedere dall'esterno. Che dirvi, la recensione finisce qui, spero che questa vi sia piaciuta. Il drone è durato davvero pochissimo purtroppo, ma come vi dicevo la batteria dura troppo poco, e però ragazzi, io mi sono divertito davvero tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like qui sotto, condividete questo video su tutte le piattaforme in modo da far vedere la mia stupidaggine di drone confronto agli altri Mavic, e vi farò vedere magari se riesco a portarvi un Mavic. Per me sarebbe la cosa più bella al mondo, sì, il Mavic è il mio drone preferito. E ragazzi, che dirvi, se il video vi è piaciuto, come vi dicevo, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.